Ospiti internazionali, mostre fotografiche, libri, cinema e musica. Torna a Prato Mediterraneo Downtown, il primo festival italiano sul Mediterraneo contemporaneo. 4 giorni per parlare, confrontarsi e raccontare il Mediterraneo oggi, teatro di culture diverse. Il festival promosso da COPS, Comune di Prato, Regione Toscana, in collaborazione con Amnesty International, Lega Ambiente e Libera, è stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Presidenza della Regione. Non abbiamo cercato didascalicamente la città sul mare, ma abbiamo cercato di rintracciare questo Mediterraneo appunto nelle storie della diversità, un Mediterraneo che proviamo a raccontare attraverso tante storie, sicuramente storie di conflitti, le storie delle problematiche, delle migrazioni, ma anche le storie vitali, le storie belle, importanti, quelle che funzionano. Il pregio di questa iniziativa è un po' anche questo, insomma, niente è banale, insomma, niente è banale. Ci sono interlocutori locali, nazionali, ma anche internazionali di assoluto rilievo su ognuno di questi temi: ambiente, cultura, religioni, mondo dell'informazione. E nelle piazze del centro storico di Prato si parlerà di libertà di stampa, migrazioni e frontiere, della salvaguardia ambientale, di nuove economie e di pace. E partendo dalla Toscana, partendo da una città che è vero non è sul mare, ma che è un porto per davvero, perché qui sono arrivate migliaia di persone da città italiane diverse, poi da paesi e nazioni diverse, e lo sforzo, la fatica, come lo sforzo me l'ha definito Papa Francesco quando è venuto a trovarci, la fatica, le opportunità, le difficoltà che tutto questo comporta vanno esaminate alla luce dell'oggi. L'appuntamento con Mediterraneo Downtown è a Prato dal 3 al 6 maggio.